I vetri delle stanze hanno una forma rigida e perfetta, e l'uomo è fermo alla finestra, l'uomo aspetta. Un grattacielo enorme, una mitologia nascente, e l'uomo guarda in basso dove c'è la strada e non fa niente. Adagio, distrattamente, senza angoscia né stupore, fa qualche passo nel silenzio delle stanze, copiando gelide e automatiche sequenze, senza futuro né passato. Probabilmente il tempo si è fermato e ancora lui nel semibuio tocca con le mani qualche oggetto, poi lo sposta, si direbbe senza farlo apposta. Poi pensa distrattamente alla sua storia, sembra quasi con sollievo, il suo bilancio è positivo. Un uomo che nella vita ha sempre usato la ragione, con la certezza di aver fatto tutto bene, adesso abbassa le lussuose veneziane e aspetta il colpo di fucile della fine. Ma forse commettiamo un grosso errore quando si pensa che quell'uomo aspetta solo di morire. Quando si pensa al futuro della storia come l'avessimo già visto o lo sapessimo a memoria. Quando si pensa a uno sviluppo inarrestabile, perfetto come fosse Dio, e lo confesso ci ho pensato anch'io, piagnucolando per come aveva già ridotto quel poco che restava ancora del soggetto. È vero, c'è un momento in cui ti pare sia finito il tuo viaggio, hai messo tutto a posto senza accorgerti che stai morendo, che sei arrivato al capolinea, al termine del mondo. Ma al termine del mondo, per fortuna, le strade sono sempre più di una. È vero, abbiamo commesso qualche errore a dir che l'uomo muore, ma come Diogene, che certo non invidio, quanto si faticava a riconoscer l'individuo, un individuo che obbediva alla sua sorte, ma stranamente non era ancora la sua morte. E dico stranamente per quelli come me che hanno creduto troppo a Francoforte. Ma al termine del mondo, per fortuna, le strade sono sempre più di una. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente, persino l'esattezza e la potenza del sistema le abbiamo viste come un mito, probabilmente esagerato. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente, persino quel residuo di individuo, chi lo può dire che ad un tratto non tiri fuori il suo carattere ancestrale di stare sempre alla finestra col fucile. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente, persino lo sfacelo generale magari è solo un giusto ammonimento e non la fine irreversibile totale. Al termine del mondo, per fortuna, le strade sono sempre più di una. Al termine del mondo, per fortuna, le strade sono sempre più di una. E prima di ammazzare un uomo ce ne vuole
Mettiamoci ogni giorno alla finestra col fucile. È l'ultimo bagliore che vedremo bene. Non sarà certo il colpo di fucile della finestra.